presidente. François Hollande risponde a Donald Trump e lo fa dal Salone dell'Agricoltura inaugurato questo sabato. Venerdì il capo della Casa Bianca, per difendere le proprie scelte di politica migratoria, aveva dichiarato che Parigi non è più Parigi, portando la capitale francese come un esempio di mancanza di sicurezza. Qui le armi non circolano, non ci sono persone armate che aprono il fuoco sulla folla semplicemente per la soddisfazione di causare un dramma, una tragedia. Ahimè, c'è il terrorismo e dobbiamo combatterlo insieme. Ma penso che non sia mai positivo mostrare sfiducia in un paese alleato. La moindre défiance à l'égard d'un pays ami. Diverse le opinioni dei turisti che come sempre affollano la capitale francese. Il pericolo esiste e lui lo ha semplicemente segnalato. Il pericolo può essere qui come può essere negli Stati Uniti, anche se chiudono le loro frontiere e cacciano tutti i cattivi. La terra è di tutti, non solo degli americani o dei francesi, siamo tutti uguali. Il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, ha chiarito che le prenotazioni dei turisti statunitensi nell'ultimo anno sono cresciute del 30%, con buona pace di Trump.